Amici di Sportface, buonasera e benvenuti da parte di Matteo Mosciate ad una nuova puntata di Sportface Live. Comincerei con il presentare il gradito ospite di questa sera. Abbiamo collegato da Roma, se dico bene, se dico male, correggimi, abbiamo Jacopo Berrettini. Ciao Jacopo. Ciao Matteo, ciao a tutti. Come al solito non sbagli mai, non sbagli uno. Come stai? Bene, bene, tutto a posto. Questo periodo è un po' difficile, però sta finendo forse. Soprattutto per noi tennisti, cioè, qua nel Lazio si può ricominciare da mercoledì. Ho visto da oggi nelle altre regioni hanno ricominciato, però qua nel Lazio da mercoledì, però stiamo bene, dai. Sta bene anche Giovanni Fonio, che è il primo che commenta diretta Ma è parlando dei strano, suoi capelli, strano. però devo, in difesa di Jacopo, caro Giovanni, devo dire che prima di partire live lo stesso Jacopo ha detto: Madonna, che capelli che c'ho. Quindi Ho comunque capito, cioè, se Mattarella non c'ha il barbiere, non è che lo posso avere io, quindi. assolutamente, assolutamente, non ho nulla da ribattere. Allora, dopodomani ricominci ad allenarti. Partiamo però da come è andato questo lungo periodo dentro casa, anche perché tu venivi da un infortunio, quindi raccontaci un po' come è trascorso queste lunghe giornate. Sì, venivo dall'infortunio, quindi diciamo che tra virgolette a me è andato anche bene questo periodo di stop. Sicuramente non ci voleva perché è stato un brutto periodo per tutti, però sicuramente a me ha dato la possibilità di recuperare con più calma, senza avere fretta di rientrare, senza avere fretta di avere ricadute. Ho passato, sì, abbastanza. Diciamo abbastanza tempo in casa, e da una parte è stato positivo perché comunque ho passato più tempo con i miei genitori che spesso non li vedo, però sicuramente sì, c'ho voglia di ricominciare, ho voglia di ritornare alla vita normale. Mi sono allenato abbastanza in casa, per fortuna la cyclette, ho fatto tanti allenamenti anche in FaceTime con il mio preparatore. E quindi questo credo un po' quello che hanno fatto un po' tutti. Per fortuna ho il giardino, quindi un pochino di sole anche l'ho preso e basta questo. E a proposito di quello che sarà da dopodomani, mentre Alessandro Peruzzi ci saluta entrambi, ciao, ciao grande Ale, Ciao. e invitiamo anche Ale a condividere con noi qualche curiosità se ce l'ha. E, per quanto riguarda la ripartenza, ti chiedo se già avete idea, tu, il tuo allenatore Simone Ercoli, se c'è un'idea concreta di come gestire questo nuovo periodo di allenamento, perché è particolare anche per te che sei giovane, ma neanche a te è mai capitato di allenarti senza sapere quando potrai giocare i tornei. No, è una prima esperienza per tutti, credo. Sicuramente è una situazione difficile, già ecco il fatto che si può ricominciare ad allenarsi è già molto buono. Sicuramente ne stavamo parlando oggi con i miei amici così, dicendo che è difficile allenarsi pensando che è il 13 luglio la data, ma che quasi sicuramente slitterà perché la situazione, soprattutto in tutto il mondo, è ancora abbastanza complicata e quindi è abbastanza difficile. Bisogna trovare, diciamo, degli stimoli diversi, bisogna trovare delle risorse che magari uno non neanche pensava di avere e nuove, perché è una situazione talmente tanto difficile e nuova che bisogna trovare qualcosa di diverso anche da fare, per distrarsi anche un po' da questo periodo. Quindi, però credo che serva anche questo, soprattutto per noi più giovani, a crescere, a capire che alla fine siamo anche fortunati nella vita che facciamo, perché alla fine, ecco, da mercoledì possiamo ritornare in campo e possiamo ritornare a fare quello che ci piace fare. Magari tanta gente non può tornare a fare quello che piace fare perché non ha le possibilità e quindi possiamo anche ritenerci fortunati di questo. Senti, il tema della serata, lo sai, non è mai l'estrema serietà, però sei partito Ah, così. vabbè, allora andiamo proprio. Sei partito con questa analisi, molto matura, devo farti i complimenti. E allora mi fai venire in Sì, mente ma da questo. c'avevo un foglio dietro, l'ho letto.
i commenti dei tuoi amici che hai citato, perché ti dico, poi ci sarà una sorpresa, insomma, ci sono... Già lo so, tanto, esatto, so che lo puoi immaginare, tipo, ecco, Mirko Cutulli che ci dice che belli che siete, a parte i capelli di Jacopo, i capelli di Jacopo meglio non commentare le storie di Mirko Cutulli, perché è meglio non commentarle, se no staremo qua tutta la sera a parlare. E ecco, al di là di queste particolarità, volevo chiederti, per quell'analisi che hai fatto, se questa situazione, questo virus e questa quarantena ti hanno insegnato qualcosa dal punto di vista umano più che sportivo, perché hai accennato a questo aspetto poco fa, se c'è qualcosa che, in cui ti senti adesso più ricco dentro rispetto a prima. Sì, ci ho lavorato abbastanza con il mio mental coach, ci sentiamo quasi tutti i giorni e tutti i giorni faccio un lavoro apposta per questo, per cercare di vedere, diciamo, di scavarmi dentro e di vedere quali qualità e quali risorse posso tirare fuori nelle determinate giornate. Credo che, come ho detto prima, sicuramente la cosa che più salta all'occhio è che siamo fortunati, perché stiamo bene innanzitutto, perché abbiamo una bella situazione, nel senso che comunque per fortuna lo sport, ecco, appena si può ricominciare subito a fare la vita che facevamo prima, sicuramente con certe limitazioni, però... secondo me ci sono delle realtà molto più difficili, quindi ho credo imparato soprattutto questo, a rendermi conto della fortuna che ho e che abbiamo tutti, di vivere in questo mondo e di viverci. Sì. Allora, prima di dare spazio alle prime domande che arrivano da parte dei nostri amici, avevo un'ultima curiosità su Simone Ercoli, sul tuo nuovo allenatore, che possiamo definire nuovo dopo un lungo percorso che hai fatto negli ultimi anni con Flavio Cipolla. Volevo chiederti come va, come andava almeno il lavoro con Simone, su cosa stavate lavorando in particolare, su cosa pensi che lavorerete in particolare alla ripresa? No, sta andando bene, abbiamo fatto una bella preparazione, abbastanza lunghetta però buona. Ho sempre, diciamo, avuto un pochino di fastidio alla schiena, che poi me lo sono portato un po' avanti, infatti poi sono dovuto stare fermo un mese e mezzo adesso, fino a poco fa, però bene. Scusa, ma c'è Borto, gli avevo promesso che se avesse commentato così gli avrei risposto subito, quindi devo rispondergli subito. Rispondi a Mario. Il grande cammello. Grande cammello. Ciao Marco. No, comunque no, sta andando bene, stanno secondo me facendo un buon lavoro, lui ha molta energia, è molto presente, si è dedicato pienamente a me e questo mi ha fatto molto piacere. Purtroppo, ecco, ci ha fermato prima la schiena e poi questo periodo qua, stavamo comunque cominciando a conoscerci meglio anche fuori dal campo, che sicuramente è una cosa molto importante, è una cosa su cui faccio molta attenzione anche io, però bene, dai, sono contento, adesso da mercoledì ripartiamo e quindi sono felice e contento di rivederlo. Allora, diamo un po' di spazio ai nostri amici. Paolo Peruzzi chiede: è un fake la notizia rimbalzata sui social che Matteo si è infortunato? La contestualizzo un minimo, perché tuo fratello ha fatto una storia su Instagram, confermata anche poi dall'account ufficiale del torneo di esibizione che avrebbe dovuto giocare nei prossimi giorni, dicendo che Matteo ha scritto piccolo infortunio, il torneo ha scritto distorsione alla caviglia, sarebbe la numero 95 della sua carriera più o meno. No, 98 sta, 98. Confermi, quindi si è fatto male alla caviglia in America? No, ha preso una piccolissima storta, ma molto molto piccola, già ripresa a allenarsi quasi normalmente, quindi non vi preoccupate, ecco, appunto, ha scritto, quindi ve lo può dire lui direttamente. Alzo all'arco. Conferma, per favore, conferma, perché non dico bugie, quindi no, è tutto a posto, sicuramente non era pronto per giocare magari una partita, perché... comunque una piccola distorsione l'ha presa, era meglio per precauzione evitare, però sta bene, anche perché lo vedi, è il solito cretino di sempre, quindi. È il solito cretino, effettivamente. Non si sta perdendo una di diretta, questo
conferma quanto detto l'altro giorno, che lui si difendeva, non è vero che sto oziando in America, mentre probabilmente confermi, Jacopo, cioè quello sta facendo. No, anche perché poi là non è che sono le 10 di sera come qua, cioè sono le 4 di pomeriggio e uno alle 4 di pomeriggio si vede una diretta Facebook, quindi non ha molto da fare, insomma, però... Allora, 102esima storta confermata, intanto arriva l'ufficialità da parte del diretto interessato. Allora, Fabio Colangelo, grande congi, ti chiede, Jacopo, se preferiresti giocare in Tanaki o Cacao, spiegami. Questa è bella, perché abbiamo fatto un torneo insieme l'anno scorso in Portogallo, e c'era questo qua, Tanaki Garanganga si chiama, che è dell'Uganda, che si allenava in una maniera incredibile, però poi andava in match e scioglieva, tirava solo pallate sul telone senza senso, e ha tirato fuori delle belle perle, quindi è rimasto nel nostro cuore. E Cassao, perché si chiama Cassao in portoghese, l'abbiamo scoperto in quel torneo lì, e quindi c'era pure Fonio con noi, e dalla mattina alla sera Fonio si svegliava e prima di andare a letto diceva sempre Cassao, Cassao, lo diceva tipo 100 volte al giorno. E quindi è rimasta un po' così. Allora, qua i nostri amici sono scatenati, però è anche giusto No, no, farti domande. Borto mi corregge, dice Zimbabwe, vedi? Sono Invece, anche attenti, sono anche attenti. Però prima di passare ad altre domande, io avevo un po' di curiosità dei nostri amici che volevo mostrarti. Giuseppe Urso chiede, penso, parlando di tuo fratello ovviamente, dai ragazzini chi aveva più successo con le ragazze? Boh, diciamo lui, dai, boh, diciamo lui. Cioè, Diciamo, i contenti, no? Allora, prima lui, adesso io, così, un po' giusto. per uno. Tra l'altro, ribadiamolo, tu sei strafelicemente fidanzato, Esatto, hai ragione, infatti, strafelicemente. traspare serenità sul tuo volto. Poi però ci saranno le domande di scova che andranno a mirare anche Lo su di te. sapevo, lo sapevo. Quindi Jacopino, fai attenzione. Invece, parlando della poca attività che il 2020 ti ha permesso di fare. Tu non eri partito male, avevi conquistato una semifinale e due quarti di finale a livello ITF. Questo aumenta, diciamo, il rimpianto per lo stop forzato, oppure, visto che hai parlato dell'infortunio che hai avuto, alla fine sei quasi contento che il circuito si sia fermato? No, beh, contento, contento no, però sì, ero partito risultati non malissimo, però non mi sentivo granché in campo. Venivo dall'anno scorso che non avevo giocato bene la parte finale, e quindi ho ricominciato l'anno un po' così così, con non tanta fiducia, però ecco, stavo lavorando bene, mi sentivo bene, soprattutto in allenamento, stavo lavorando bene. In partita facevo un po' più di fatica, però sì, sicuramente a me ha aiutato, ecco, per il problema della schiena ha aiutato, sicuramente non sono contento, però mi ha dato un pochino una mano, sì. Fai attenzione che arriva da gente tipo Elena Ramognino, Marcello Marchesini, c'è un po' di tutto, No, vabbè, quindi gente brutta, quindi però. esatto, cioè dobbiamo fare attenzione a quello che leggiamo. Ale Nizze, il direttore supremo, chiedeva: Matteo ha sempre detto che gioca perché sei stato tu a riportarlo al tennis. Per quanto ti riguarda invece, com'è stata la storia con il tennis? Sempre d'amore o hai avuto dubbi negli anni? Questa è una bella domanda, bravo Ale. Vabbè, Tra un pacchetto di patatine e l'altro ha fatto una bella domanda. No, la prego. mia è stata una storia d'amore bella, cioè lunga, perché comunque ho iniziato molto presto. Ho iniziato alla Corte dei Conti, che poi Ale lo sa molto bene. Ho avuto sì dei dubbi, l'ho avuti, diciamo, quando avevo 13-14 anni, era stato un periodo un po' così così, e non avevo più tanti stimoli, tanta voglia di andare a allenare, cioè mi sentivo un po' così così, avevo pensato anche di provare altri sport, però poi piano piano parlando con i miei genitori, già lavoravo con Stefano, il mental coach, che sicuramente mi ha dato una mano, e poi comunque ecco, pensando a un altro sport non mi sentivo a mio agio, non mi sentivo bene, cioè mi svegliavo, cioè svegliarmi e dire adesso vado a fare calcio non mi sentivo bene, e quindi ho preso un pochino di pausa e ho ricominciato, e poi da lì non ho più avuto dubbi. E qua intanto arriva la conferma del fatto che ti sei accasato anche te, visto Ma che siamo in due, mi sa che eri pure lui in due. me.
lo facciamo insieme, mi sa, il matrimonio. Esatto, vabbè, poi sarà un bel mese quando deciderete di sposarvi uno dopo l'altro. Nel discorso che hai fatto, hai messo in mezzo una domanda che Francesco Lemura, un tuo giovane fan, mi ha detto di farti questa sera, quindi la faccio adesso. Se non avessi giocato a tennis, cioè a quale sport ti saresti dedicato? Questa è una bella domanda. A me piace molto il calcio, però non mi fa impazzire l'ambiente, quindi forse sarei andato più sul basket, perché sono appassionato molto anche di basket, mi piacciono gli sport di squadra e quindi forse sarei andato più sul basket. Da 1 a 10 rispondi a questa di Lollo Andreoli, quanto ti manca Matteo? Onesto, quindi 2, 3? 11. Mamma mia, so dolce. Allora, un anno fa di questi tempi, purtroppo, cioè no purtroppo, per pensarci fa male, ma eravamo al Foro Italico perché tu eri in campo per le prequalificazioni degli internazionali BNL d'Italia, un torneo in cui più o meno ogni anno riesci a giocare bene, a dare spettacolo, con tutta Roma, zona tua, che ti viene a sostenere, e sei riuscito poi anche ad arrivare nelle qualificazioni del Masters 1000 del Foro Italico. La domanda è: cosa hai provato quando è stato annunciato il rinvio degli internazionali, ma è anche quali sono le più grandi emozioni che ricordi del Foro Italico, e se è lì che hai vissuto le principali emozioni sin qui della tua carriera? Sì, diciamo, l'annuncio del Foro Italico è stato brutto, diciamo, perché già me l'aspettavo un po', perché comunque, diciamo, piano piano stavano cancellando sempre più tornei e la situazione era critica, quindi sicuramente me l'aspettavo, però finché non arriva la notizia ufficiale, diciamo, ci credi sempre un po'. Ero pronto per giocare, forse ce l'avrei fatta, diciamo, con la schiena permettendo, credo ce l'avrei fatta a rigiocare forse le prequali. Sì, l'anno scorso è stata un'esperienza incredibile, sia l'anno scorso ma anche gli anni prima quando l'ho giocata è sempre bellissimo, anche perché, come detto te, mi viene sempre a vedere molta gente, gente che magari vedo poco e sento poco, ma che comunque sento sempre vicina, e quindi diciamo il culmine è stato un po' forse la partita con Fritz, perché era veramente strapieno. Non ho mai provato un'emozione così grande, cioè mi sentivo in campo proprio come un bambino di 2 anni che gli danno un pezzo di cioccolato, cioè era una cosa incredibile. Quando stava per finire, che lui stava, mi ricordo, era 5-3, 40-0, dicevo: cacchio, mo sta finendo, è bruttissimo, cioè voglio continuare, voglio giocare 3 su 5, cioè era una sensazione brutta finirla lì, però me la porto dentro e spero di ritornarci il prossimo anno. Dopo che lì avevi, mi vengono in mente i primi flash che ho di te al Foro Italico, sono il match con Caruso di 2 anni fa e l'anno scorso una partita allucinante con Filippo Baldi, Sì, quella è assurda, però. 3 volte, vinto 4 volte, Sì, mi sì, sì. siete arrivati match point su match point, alla fine hai vinto te, e mentre Marcello Marchesini ci avverte che domani potresti comparire sul Corriere dello Sport. Se non lo Ai, ai, sapete, scoop questo. esatto. Fa il Domani paparazzo. potresti entrare a Ramonino, cosa ci dici? Sono troppo stanco di fare domande intelligenti. Jacopo, so che troverai da solo una grande risposta. Beh, per adesso, Da sola Jacopo, poi mi ha scritto pure, quindi proprio sta a pezzi, no? Sta a neanche il pezzi. T9 di Andrea Damognino è in forma. Ma i figli fanno questo effetto, Penso quindi. di poterti dare ragione. Tu lo sai bene. No, sempre a maggio, ma 2 anni fa andavi a vincere il tuo primo titolo da professionista a Reggio Emilia. Anche quella è una settimana particolare. Ricordo poi, se ricordo bene, correggimi tu se sbaglio, i tuoi genitori entrambi che vengono poi per la finale. Nel frattempo Matteo stava giocando da qualche parte, non ricordo, in giro per il mondo. Anche quello è sicuramente sul podio delle settimane più belle che hai vissuto sin qui. Sì, direi al secondo posto, perché il primo titolo, poi ecco, anche lì venivo da un periodo non buonissimo. Avevo giocato a Napoli la settimana prima, contro
quel cagnaccio di Brancaccio che lo vedo pure qua collegato, quindi Brancaccio compleanno ieri, l'altro ieri, no? oggi. E no, sì, una settimana bella, perché poi sono partito dalle quali, giocavo all'inizio non benissimo, poi piano piano andavo sempre meglio, ho vinto partite due volte rinviate per pioggia, cioè partite assurde, ho giocato praticamente 9 giorni di seguito, perché tra rinvii, cose, prima giocavo tutti i giorni, e stavo con Flavio, Flavio mi ha abbandonato in semifinale, un bel coach, era... ai suoi tempi, a parte gli scherzi, comunque sì, sono venuti anche i miei in finale, e Matteo quella settimana lì giocava a Roland Garros, mio padre stava a Parigi, poi Matteo ha perso con Thiem il giorno prima, e sono venuti tutti e due, diciamo, per il match, e poi sono andati subito via, e io poi sono andato la settimana dopo a giocare un altro torneo, e sì, sicuramente al secondo posto, ecco, quella sì. Quindi Matteo quella settimana puoi confermare ha sciolto con Thiem per venirti a vedere in finale a Reggio. No, Matteo ovviamente non è venuto, perché lui non è che viene a vedermi, cioè, ovviamente non è venuto lui, cioè. Grazie per avermi nominato tra quelli che ti hanno aiutato a superare la crisi, dice no, Matteo. Matteo, io sono sincero, però tu non eri da quelli, non l'ho nominato, cioè, sì. Allora, invece, grande Valerio Buonavolontà dice: su cosa vedrate iniziare a lavorare con Simone Ercoli? Non parliamo del foro che gli fa male al cuore. Quindi, Jacopino, riassumi quello che ci ha detto prima sugli allenamenti con Simone Ercoli che stanno per ripartire. Sì, ho lavorato molto sul servizio, ho cambiato un po' il movimento e sto lavorando molto sul cercare di andare a prendere la palla prima, cercare di rubare il tempo e prendere la palla un po' più alta, essere, diciamo, un po' più aggressivo e... Quindi queste, diciamo, sono le cose principali. Ok, qua sta succedendo qualunque cosa nei commenti. È arrivato Scova. È arrivato pure dalla Valle, poi gente alla Valle, brutta. C'è qualunque cosa qua dentro. Allora, per uscire un attimo dalla baraonda dei commenti, nel 2019 hai raggiunto 2 volte i quarti di finale a livello challenger. A Barletta hai battuto Marcora, Rodio 9 e Giustino. A Parma, gran torneo lì, hai battuto Musetti, Petrovic e Grills. Ti chiedo se sin qui il livello più alto del tuo tennis, non a livello di emozioni, ma proprio come livello in campo di gioco, è stato in quelle 2 settimane, oppure se ci sono altri tornei che ricordi in cui hai giocato davvero il tuo miglior tennis? Sì, sicuramente quelli sono stati i tornei dove ho giocato meglio di tutti. Sicuramente a Barletta credo ancora meglio. A Parma sì, anche avevo giocato delle belle partite, però sicuramente a Barletta ho giocato delle partite di altissimo livello e, purtroppo nei quarti tutte e 2 le volte ho preso una bella scanizza, però no, sì, sicuramente anche, diciamo, ci metto anche il fuori italico, che l'ho detto prima, per le emozioni, ma anche come livello di gioco credo siano questi 3 per ora i tornei dove ho giocato meglio, dove sicuramente ho fatto partita pari, ho vinto partite con gente di ottimo livello. E qua giustamente hai vinto con gente di ottimo livello, invece tornando a Reggio Emilia, nella finale del Futures contro... Pensavo fosse andato a vedere la diretta di Bobbo, invece niente, sta ancora qua, è rimasto lo stesso collegato, quindi niente. Mentre Scova era presente a Parma e ci tiene a ricordarcelo. E allora direi che potrebbe essere giunto il momento delle 3 domande di Scova, perché le 3 domande di Scova stanno diventando un appuntamento di fisso. Ormai è una rubrica. una rubrica. Allora dai, te le faccio così, bruciapelo, non pensarci troppo, non ti preoccupare delle conseguenze. Poi, ma tanto qua... ormai peggio di così non è che... esatto. Poi qua vabbè, il T9 della Ramognino ha fatto un casino con Zizzagna. Sì, vabbè, la Ramognino mi sa che è un po' tardi per lei. Allora, prima domanda di Scova, immagina che di non essere fidanzato, quale tennista del circuito WTA porteresti a cena? Muguruza. Vabbè, sì, bravo, perché poi hai scelto quella più grande, così non possono esserci. Bravo, che bello, veramente un grande. No, ma già me l'ha fatta lui, perché io già ce l'ho scritte qua tutte. Tutte? Attenzione, no. La prossima che ti fa Scova è
quello che succede su Spotface rimane... La prossima di Scova è ATP Finals. Voleva chiederti il tuo amico Scova, dentro e fuori dal campo soprattutto, quali sono i più bei ricordi da ATP Finals? Beh, dentro il campo il più bel ricordo è stato forse raccogliere le palle a Lorenzi, forse è stata la cosa più emozionante che ho fatto. E fuori dal campo, ma mi ricordo ma i primi giorni che c'era anche la mia ragazza sono stati belli. Ti metterla dentro perché prima... Adesso è il momento giusto per ritirarla dentro. Bravo, no, a parte gli scherzi, i primi giorni sì, che eravamo tutti insieme, sono molto belli, e anche l'ultima cena è stata emozionante perché, diciamo, era la fine dell'anno, tutti insieme, tutta la famiglia, tutti gli amici, e ci siamo divertiti. L'ultima domanda di Scova, però qua la devi contestualizzare tu perché ho un po' paura ad entrare nei dettagli. Lui non mi ha scritto un giocatore che, ma lui mi ha proprio scritto una persona che stimi e una persona che non stimi. Prego. Ma in generale, quindi, non giocatore? Secondo me in generale. Occhio che qua abbiamo anche un'altra spettatrice che giustamente pone attenzione su questo. Questa mi sa che è sotto un falso nome, mi sa. Perché mi sa che è da parte maschile questo. Ma che stimi e persona che non stimi, poi chiudiamo con l'argomento. Persona che stimo in generale, stimo molto Nadal, e non stimo Andrea Scovacricchi, proprio lui. Proprio è lui. Giusto. È giustissimo. Dicendo Rafa Nadal, mi fa venire in mente di chiederti se nel corso della tua, diciamo, quando eri bambino o se ancora ne hai adesso, i tuoi idoli del mondo dello sport, del tennis e non solo, dimmi tu. Sì, allora, un mio idolo purtroppo era Kobe Bryant. Sì, Nadal, guarda, poi pensa, io tifo Djokovic, però Nadal è una persona, un atleta che stimo a dei livelli incredibili, perché vederlo in campo, spesso giocare male, giocare con condizioni bruttissime, ma comunque stare lì, lottare dopo tutto quello che ha vinto, tutto quello che ha fatto, anche in tornei anche minori, non solo nei Grand Slam, nei Master 1000. Credo sia una persona, proprio da un atleta e anche una persona da stimare, perché comunque da quello che dicono tanti giocatori è una persona speciale, quindi sicuramente una persona che ammiro. Matteo Berrettini, allora facci tu una domanda due domande per Jacopo Berrettini, visto che stai facendo la polemica. Però scusa Jacopo, mi hai raccontato questa situazione, allora perché tifi Djokovic? Tifo Djokovic perché ho sempre tifato lui. Nadal, pensa, all'inizio da bambino, perché da bambini si odia quello che si odiano, quelli che giocano contro i propri idoli, lo odiavo, però poi avvicinandomi più, diciamo, a cose più serie, non solo al tifo, lo ammiro per come sta in campo e lo vedo molto, cioè vedo anche molto molte sue partite proprio per quello. Però il mio tifo è verso Djokovic, però diciamo è come di fare la Fiorentina, però poi alla fine ammiro anche Milinkovic-Savic, quindi cioè, bravo è così, nonostante poi prima partita di Milinkovic-Savic contro la Fiorentina a Firenze, gol dopo quello che ha fatto con la Fiorentina. Dopo ti voglio parlare un po' di Fiorentina, mentre è arrivato anche Vincenzo Santopadre, purtroppo, perché quando fai una diretta aperta a tutti, pubblica... lo so, purtroppo c'è gente pure così. Esatto. Poi bella foto profilo c'hai, Vincenzo. Capitano dell'Uganda, Kampala, questa è facile. Ma volevo chiederti perché Pino, però? Jacopino, così facile. Esatto, quello. Era un po' più di... magari un... No, beh, Vincenzo è una persona così semplice, non è che fa cercare troppe cose. Allora, ripetiamo qui per Cristian che Jacopo Berrettini, se non fosse fidanzato, quindi in via del tutto del passato, però lui ha detto
Ah, qua del passato. Del passato. Allora, ti dico Chris Evert, perché ho visto la diretta che hanno fatto con Matteo e mi è piaciuta molto. E quindi ti dico lei. Sarei curioso e affascinato ad andarci a cena. Bene, io la vai di Sova invece. Elena Damonino, vista la chi, scusa? La vai di Sova, che non neanche sicuro fosse sia quella che ricordo, però la ricordo molto, cioè, mi sembra fosse qualcosa di piacevole. Vista la grande ammirazione del tennis femminile, vogliamo anche l'idolo tennistico femminile. Zarazua, si può dire? No, come dire? No, l'ho detto apposta, l'ho detto apposta. Ok. Allora, idolo... ma guarda... idolo del tennis femminile. Una che guarderesti giocare, se tu avessi la possibilità di scegliere. Sì, la Barty, ora come ora la Barty mi piace molto, cioè è una delle poche che vedo, quindi la Barty. Bene, mi piace. Un'altra domanda del tuo fan Francesco Lemura, che oggi mi ha mandato un elenco incredibile. No, ammazza. Domande random così, superficie preferita? Terra. Torneo preferito, quindi a questo punto il torneo che sogni di vincere un giorno. Torneo preferito dico Roma, non lo sogno di vincere, ma so che è una cosa molto tosta, però torneo preferito Roma sicuramente, sì. Senti, fuori dal campo prima hai accennato un po' di argomenti, tuo fratello è malato di NBA e lo dice ogni volta in tutte le salse proprio. Sì, perché lui si deve sentire americano, capito? Deve fare queste cose. Tu quali sono le tue passioni? Il calcio, NBA quanto Matteo, meno di Matteo, o c'è anche dell'altro? No, calcio sono malato proprio. Basket molto, non come Matteo, però mi piace molto. Seguo anche quello italiano, il basket italiano, anche se un po' meno adesso. Prima avevo anche l'abbonamento a Virtus Roma, quindi penso un po'. Però sì, la passione più grande è lo sport, sicuramente. Seguo tantissimi sport, mi piace informarmi, mi piace vedere, quindi sì, lo sport è la mia passione più grande. Come nasce la passione per la Fiorentina? La passione per la Fiorentina nasce per... Io prima ero del Milan, malato, avevo 7500 cose del Milan a casa, però poi mio padre è della Fiorentina, mio nonno è della Fiorentina, mio zio è della Fiorentina, il Milan non lo vedevo mai e quindi alla fine piano piano mi sono convertito. Hai fatto release stretching, chiede Riccardo Lione? Il mio preparatore, sì, sì, l'ho fatto fino a poco fa col tiramisù in mano, quindi sì, sì. un episodio che diciamo ti caratterizza negli ultimi anni del grande tennis, perché quello è grande tennis, riguarda quel giorno in cui stavi per giocare con Roger Federer al Foreign. No, beh, quella è incredibile, quella penso una delle più grandi delusioni della mia vita, quella. Incredibile, incredibile. No, perché poi Nizze mi scrive all'improvviso, fa: oh, Jacopo sta per giocare con Federer, tiriamo fuori le foto, pubblichiamo, facciamo, ok, io sono diventato pazzo, sto facendo altre cose, non so da chi, da come mi è arrivata una foto tua con Flavio Cipolla, pronti a scendere in campo con Federer, all'inizio dell'internazionale BNL Italia, di quanti anni fa? No, l'anno scorso, era alla fine, era lui doveva giocare la semi con Tsitsipas. Ok. Mi sono allenato la mattina con Cristian Rodriguez, grande Cristian, poi sono andato là di corsa perché stavo al limite con gli orari, sono arrivato là di corsa così e poi? Non lo vedevo, dicevo ma non arriva, c'ha un'ora di ritardo, boh, mi sembrava strano, eh. Poi hanno tirato una gufata perché c'hanno tutte le televisioni, Sky Sport in diretta così, e alla fine niente, ho rifatto la borsa, mi sono messo la felpa e sono andato a mangiare al ristorante con una delusione incredibile. Ma non è un modo di giocare, cioè ti è mai capitato di palleggiare, di allenarti con gente di quel livello? Chi sono i più forti con cui ti è capitato di allenarti? Ma ora ho avuto la fortuna di fare 2 anni lo sparring al Foro Italico e devo dire che mi è andata molto bene, perché ho giocato un po' con tutti, ho giocato con Djokovic tutta la settimana,
di 3 anni fa, mi sembra, quella volta, quell'anno che lui non è andato tanto bene, poi lì ha fatto finale, quell'anno che ha perso in finale con Zverev, l'anno che ha vinto Zverev. E ho giocato con Nadal, ho giocato con Isner, no, ho giocato con tanta gente molto forte, e quindi sì, diciamo che con Nadal e Djokovic in primis, sì. Pupilli del Fantacalcio, chiede Valerio Carriero, o giocatori che consiglieresti? Già su Milinkovic ti sei esposto e questo Sì. ti fa Guarda, onore comunque. fantacalcio non lo faccio, però Pupilli direi, visto che sono della Fiorentina, Castrovilli è uno da prendere, e Correa della Lazio, almeno sei contento di te, che mi piace molto. Però sai bene che Castrovilli ti fa massimo un'altra stagione lì, poi lo saluti. Vabbè, a quello c'è, tutti i giocatori della Fiorentina fanno così, non è che, cioè, noi siamo abituati, non ci sono problemi. Visto che ami lo sport in generale, dice Alessandro, No, ma sono. comunque aspetta un attimo, c'è qualche problema con Elena, perché non riesce proprio a scrivere. Elena Damognino. Vedo Matteo che dice hai bevuto, c'ero pure io, non Niente, so, non ce vedo la un faccio. po'. No, no, non è in forma. Non No, è non in è in forma proprio. forma. Poi Giorgio Spalluto magari avesse bevuto, no. Poi adesso cominciano qua alla fine. Al di là del tennis che non si poteva giocare, qui domanda giusta, molto molto buona di Elena Damonino, però l'ho già fatta. Però allo stesso tempo non mi va di darle il 2 di picche così, quindi Jacopo, riassumi quello che ci hai detto su cosa seriamente hai imparato fuori dal campo in questo periodo particolare. Ma guarda, non ti ho detto che ho imparato a fare dolci, non avevo mai fatto uno in vita mia, mi sono messo con l'aiuto di mia madre a fare un po' di dolci e devo dire che non è andata manco malissimo. Ieri abbiamo fatto Quello venuto meglio. quello venuto meglio, credo la cheesecake con i frutti di bosco, molto molto buona. Che fai con la faccia? Neanche in cambio di denaro lo mangerei. Vabbè, ho capito, infatti tu non capisci niente, non è colpa tua. Però. Vai avanti, vai avanti. No, quello e poi quello che ti dicevo prima, che sicuramente ti fa crescere tanto questa situazione, se l'affronti nel modo giusto, credo, ti fa crescere e ti fa rendere conto appunto delle fortune che abbiamo. Visto che ami lo sport in generale, sogni di giocare i giochi olimpici? Prima della tua risposta ci tengo a specificare che giochi olimpici, perché tendenzialmente non, una persona normale scrive Olimpiadi, però dentro purtroppo i grandi capi di Sportface, quindi Ale, ci hanno indottrinato questa cosa che, ti ricordo bene, poi adesso sbaglio, quindi poi prenderò anche cacciatore. Non si dice Olimpiadi, ma Olimpiade quando parli più nello specifico, o Giochi Olimpici. Quindi da oggi, Jacopi, Ho non... imparato una cosa nuova, vedi? Ok, quindi dimmi un po' il tuo rapporto con le Olimpiadi, visto che no, con i Giochi Olimpici, visto che Ecco, fratello, cioè, prima fai la spiegazione e poi. esatto, il fratello ha parlato di un grande fascino che in lui ha l'Olimpiade. Sì, no, è un qualcosa di bellissimo. Ho avuto l'occasione di parlare con qualcuno che le ha fatte e mi sono fatto raccontare i minimi dettagli, perché è qualcosa che veramente uno sogna. Poi nel tennis magari da alcuni non sono sentite così tanto, però da parte mia c'è un'ammirazione incredibile. Infatti, mi dispiace per Matteo che quest'anno non è riuscito a giocarle, però spero, vabbè, comunque ha altri anni davanti per giocarle, perché credo sia un'esperienza incredibile, a parte il torneo che giochi, ma proprio vivere l'ambiente olimpico credo sia un qualcosa di speciale che noi tennisti viviamo poche volte, forse. C'era un'altra domanda che mi piaceva, è questa qui. Secondo me la risposta è scontata perché io penso che bisogna essere anche un po' egoisti nello sport. Però Federico Colelli ti chiede: meglio un tuo titolo ATP o un titolo Slam di Matteo? Io purtroppo non sono egoista, No, via! no, è un mio grande difetto, è il mio grande difetto. Forse alcune volte è un pregio, alcune volte è un difetto. Però no, ti direi un titolo ATP, dai, se no. E forza, e forza. Eh sì, Dai.
D'accordo, è arrivato anche Stefano Gobolli, quindi penso ah, che vabbè, siamo al completo, quindi possiamo uscire, quindi non mi piace questa gente, ci lavoreremo su. ma ci infatti lavoreremo... mi sono dimenticato di dire che da mercoledì nel team ci sarà anche Andrea, perché comunque se Gulisano fa l'assistant coach di Matteo, Scola può fare il mio assistant coach. Cioè, forse Gulisano non si è ancora espresso qua nel corso della diretta, ma lo aspettiamo a braccia aperte. Ma ha detto che sarebbe collegato, però... Non so, forse ha mangiato tutti i dolci siciliani che girano per casa sua. Forse lì c'è una tardi, boh, sta ancora cenando, sarà ancora qua. L'antipasto, hanno iniziato alle 9:30, sta ancora l'antipasto. Parlaci delle tue penitenze a Tarragona, dice Giovanni Fonio, dove hai giocato i giochi del Mediterraneo, giusto? Sì, perdevo tutte le sere a biliardino, una cosa incredibile. Con chi? Io e la Stefanini contro lui e Bronzetti, perdevamo tutte le sere, non c'era chance proprio di vincere. Per fortuna Fonio è scarso a tennis, quindi ha fatto primo turno in singolo, primo turno in doppio e se n'è andato subito, almeno non ho fatto più penitenze. Però no, a parte gli scherzi, è stata un'esperienza bellissima. Perché metti queste cose così? Mi nasce dalle altre camere che mi sa che non dormo stanotte. No, comunque facevo solo penitenza, ho fatto pure una penitenza che correvo con le ciabatte intorno a una piazza facendo così tipo gli indiani... pelle rossa, proprio una cosa mai vergognato così tanto forse in vita mia, con tutta la gente ferma a guardare, cioè stavano tutti parlando, io ho cominciato a correre tutti zitti a guardare me, quindi ero leggermente rosso. E a proposito di situazioni di questo tipo, volevo chiederti il torneo più bello che ricordi che hai giocato sin qui, il torneo più brutto dal punto di vista della location, del circolo, del cibo? Vale Junior come vale ITF? Sì, no, vale... infatti stavo cercando... Junior, ti dico, Timișoara, Romania. Ho avuto... A parte che ho fatto pure l'incidente col taxi per colmare proprio la settimana fantastica. E ho perso al primo turno col figlio del custode del circolo accanto, neanche del circolo stesso, del circolo accanto. E quindi sì, è stata... ero in buona compagnia, ma in una settimana c'è un posto abbastanza bruttino, direi, sì. Con chi eri? Ero con la Camerin, con Forti, e quindi sì, ci siamo divertiti, però una brutta esperienza è stata, sì. Il più bello? Il più bello... non vorrei essere ripetitivo, però a Roma non credo abbia lì, cioè più che altro perché io non, cioè nel senso alla fine tra Challenger, Future e Master 1000 sicuramente un po' di differenza c'è, cioè, poi ecco, organizzato molto bene, poi conosco molta gente lì al practice, gente lì del desk, quindi sicuramente mi trattano anche bene, però sì, sono ripetitivo, ma dico Roma. Invece adesso non puoi essere ripetitivo, perché se ti chiedo il match di tutti questi successi che hai ottenuto sin qui in carriera, il match che ricordi con più emozione, e non mi puoi rispondere a quella con Fritz di partita, non mi puoi rispondere... perché ho perso. Esatto, non mi puoi rispondere nessun match disputato al Foro Italico, neanche in prequali. Il match che ricordi con le emozioni più forti. Mentre qui Matteo, mentre pensi, ti fa notare, hai giocato le sopra in quale, però sono stato talmente poco che neanche ho fatto in tempo a notare l'organizzazione, perché già c'avevo il volo che mi aspettava lì fuori. Una partita molto che ho sentito molto è stata la mia prima finale Serie A. Quella l'ho sentita abbastanza. Che era Agnene contro Parioli, però era la mia prima finale e l'ho sentita... No, era Foligno l'anno prima. L'anno prima, ok. Sì, e l'ho sentita molto, è stata però una bella esperienza anche quella, sì.
Elena Damognino questa volta va su una domanda che non abbiamo fatto in precedenza, perché in effetti ci può stare chiederti se ho un pronostico, se ci sono delle idee che circolano su quando realmente riprenderà il circuito, perché a luglio ci credono in pochi che si tornerà in campo, no? Sì, io ci credo molto poco. Credo molto poco anche al tornare in campo proprio quest'anno, però forse sono pessimista io. Diciamo che c'è l'ultima notizia che arriva, è che entro il 15 maggio daranno nuove indicazioni se la data del 13 luglio è confermata o se slitterà ancora. Credo che slitteranno sicuro. Però ecco, io dico che non si giocherà più per tutto l'anno, però spero ovviamente di sbagliarmi. C'è anche Ma Ale Becker. comunque io voglio dire, no? Cioè, un sito e una cosa grossa come la vostra che accetta certa gente in queste dirette, io dico, cioè, Vincenzo che fa 1.000 domande, Matteo che scrive a ripetizione, quest'altro che arriva. Sta vaccinando i suoi genitori, adesso deve venire qua a rompere. Cioè, io dico. Volevo andare da Vincenzo Santobare. Ci racconti quel match a Berlino nel 18 in cui hai vinto con Match Ball contro? No, Voglio vedere. magari avessi vinto. Ho perso pure. Ah, Ho annullato il match point. Poi ho perso al terzo. Avevo obiettivo di andare tutti i punti a rete. L'ho fatto, mi sembra, Vincenzo. Non mi sembra di aver fatto cose diverse da quelle che mi ero posto. È stato semplicemente più bravo l'avversario, tutto qua. Sono andato una volta a rete forse in tutta la partita, cioè meglio di così non credo che io possa fare. E ci racconti anche l'intervista doppia a Santa Margherita di Pulla, immagino con tuo fratello, No, era un'intervista doppia con Monica Cappelletti che avevamo conosciuto a Berlino, appunto, e Vincenzo si era fissato con questa intervista doppia, quindi si fissava. vinto a Ma Berlino. no, è lui è ubriaco, l'ho persa quella partita. Vabbè, comunque, risposta avanti, no, è risposta avanti sul matchball, ma l'ho persa. Era sul matchball per l'altro, l'ho fatto. C'è Vabbè, confusione, c'è comunque, confusione. vabbè, dai, oppure Dimmi un po' di spaccato questa, una racchetta quella partita, pensa un po'. che non è mai sbagliato comunque. Dimmi un po' di questa No, intervista. e questa intervista doppia Vincenzo si era fissato, perché poi Vincenzo, sai, quando si mette in testa una cosa non è tanto un martello, cioè te lo dice tipo 50 volte al giorno. Quindi abbiamo fatto questa intervista doppia e io ero, ai tempi ero un po' più timido, quindi facevo un po' più fatica a farla, però alla fine è stata fatta. Allora ti chiedo proprio, cioè sapendo che effettivamente da piccola eri abbastanza timido, le esperienze di vita e di tennis che hai fatto in questi anni hanno cambiato dal punto di vista caratteriale? Ecco, adesso parliamo di timidezza, ma in generale ti senti diverso, ti senti cresciuto anche in altro, oltre che nel tennis? Sì, no, sicuramente mi hanno cambiato. Sicuramente anche il fatto di viaggiare, conoscere persone nuove, perché comunque da anche under non avevo viaggiato tantissimo, e quindi sicuramente quando ecco, anche andavo ai tornei in giro così ero abbastanza timido, abbastanza per i fatti miei facevo fatica un po' a integrarmi un po' di più. Adesso sicuramente col fatto che ho più anche esperienze fuori dal campo, nel senso di aver conosciuto più persone, aver viaggiato di più, aver viaggiato anche da solo e quindi comunque alla fine tra virgolette sei costretto, no, a scioglierti un po', sicuramente mi hanno aiutato tanto. Quindi sì, mi sento migliorato sotto quel punto di vista là molto, sì. Metteresti una X a Timișoara? Dice Andrea Scovacricchi. Silenzio stampa. Silenzio stampa. Andiamo avanti, andiamo avanti. No, volevo chiederti, di fuori dal campo abbiamo detto, ma in questo periodo, ci sono titoli di serie TV, di libri, di film, di giochi per la PlayStation, qualunque tipo di cose di questa specie di cui vuoi parlarti, che consiglieresti? Guarda, ho visto Homeland.
una serie abbastanza lunga di sei, ci sono sei stagioni su Netflix, però ho visto che ce ne sono otto ancora, quindi ancora ne devono uscire due su Netflix. L'ho vista e mi è piaciuta. E, un libro, adesso sto leggendo un libro su Kobe Bryant, che è un diciamo, racconta tutta la sua vita, anche la vita del padre che era giocatore. E quindi sto leggendo questo libro su di lui e mi piace molto. E poi per il resto, la Play, guarda, sono uno che gioca solo a FIFA o NBA, quindi FIFA, diciamo, consigliarlo è un po' scontato, quindi no, non è che consiglio molto, anche perché non sono uno malato, cioè gioco ma non sono uno malato. E scusa, a questo punto ti chiedo, chi metti davanti nella Fiorentina quando giochi a lei? Penso che la Fiorentina la uso pochissimo, però ora... Sei partito Cutrone o partito Vlahovic? No, Vlahovic, io sono uno di fantasia, non... Bravo. Perché poi altro cross in mezzo non ne faccio, quindi Cutrone o gli dai la palla di testa o se no... no, però a parte gli scherzi vado di Vlahovic. Bene, Enrico Dallavalle dice che a FIFA sei negato, Mario Simoni ti dice di guardare Last Dance. Ah, bravo, a proposito, ecco, di basket. L'ho vista, scusa, mi sono dimenticato questa. Oggi sono uscite le altre due puntate, infatti devo vederle, sì, bellissime. Poi, ecco, per un appassionato di basket, ma credo anche per un appassionato di sport in generale, sia una serie da vedere assolutamente. L'ultima, tra un anno... considerando l'ipotesi che dai, diciamo che fra un anno in campo ci sarete già tornati da qualche mese, in che situazione tennistica scegli tu, se a livello di classifica, di gioco, di capacità, di qualità ti vorresti trovare? Qual è il tuo obiettivo a distanza di un anno? Ma di classifica nessuno, anche perché poi, ecco, non si sa che l'anno cosa è, però di classifica nessuno. Sinceramente di obiettivi di avere un'identità di gioco ben precisa, è un po' quello che, su cui faccio un po' più difficoltà io, cioè trovare un'identità di gioco e entrare in campo con quell'identità e diciamo imporre il mio gioco, nonostante l'avversario, nonostante qualsiasi cosa possa succedere, e quindi questo è, diciamo, sì, questo legato alla continuità, che credo siano due cose anche un po' collegate forse, e quindi credo queste due cose qua come obiettivo, diciamo, tennistico, e poi sicuramente a livello fisico, perché sono abbastanza una larva, non come la famiglia Mosciatti. Lo so, ma lì è un fatto di geni, lo so, infatti Non è colpa mia, purtroppo. Esatto. È colpa di quei due che stanno di là, che hanno meno polpacci di uno stecchino. Però, vabbè. Tra un anno almeno un nipote ti chiede tuo fratello e direi che rispondi sì o no a questa di Enrico Dallavalle. No, Cipo ha detto che Seth Secco vince con quasi tutti il circuito, quindi dico di no pure io, perché se vince con quasi tutti, vince anche con me. Mamma dice buono, e allora a questo punto direi che arrivati alle 22:26 è anche il momento di lasciare andare i nostri amici attivi più che mai questa sera. Jacopino, io ti ringrazio e ti auguro di tornare in campo anche a livello agonistico il prima possibile. Grazie Matteino, mi ha fatto piacere. Non saluto le persone che conosco e sono collegate, ma solo quelle che conosco meno, perché quelle che conosco meglio no. E comunque grazie a tutti e ci vediamo in campo, dai. Ciao Jacopo.